Giornata storica all'ospedale Mazzini di Teramo, prescelto dalla Regione Abruzzo come luogo di somministrazione per l'intero territorio regionale delle prime dosi del vaccino anti-Covid-19. 135 per l'esattezza. Le fiale della Pfizer sono arrivate a Teramo scortate dall'esercito alle 8 di mattina e consegnate direttamente nelle mani del direttore generale dell'ASL teramana Maurizio Di Giosia. Una giornata storica per l'Italia ma anche per Teramo. È una giornata storica per l'Italia, per l'Abruzzo e Teramo che ha avuto la fortuna che potesse rappresentare oggi l'Abruzzo. Ci sono tutte le istituzioni abruzzesi presenti, tutti i direttori generali, l'assessore, il capo dipartimento, segno di un riconoscimento, di apprezzare come noi stiamo lavorando, però dimostra pure che c'è una squadra unita di direzioni generali che vogliono cerchiamo in tutti i modi di portare fuori l'Abruzzo da questa pandemia. A queste 135 dosi iniziali se ne aggiungeranno presto 25.000 in arrivo in settimana in Abruzzo e che serviranno per dare l'avvio alla grande campagna di vaccinazione di massa prevista per il 4 gennaio. Il personale che effettuerà questi vaccini, lo avete reperito, è tutto a posto, è sufficiente? Allora, per quanto riguarda questa prima fase, nella quale saranno vaccinati prevalentemente gli operatori sanitari e sociosanitari o i residenti professionalmente impegnati nelle strutture ospedaliere, perché potremmo avere anche personale amministrativo che risiede in un percorso ospedaliero assistenziale, noi utilizzeremo quasi sicuramente un modello a scacchiera, che significa consegneremo le dosi ai singoli reparti e quindi nei reparti infermieri e medici faranno le somministrazioni. Questo ci darà una capacità espansiva di somministrazione. Il coordinamento di questa giornata storica è stato affidato al direttore sanitario dell'ASL di Teramo, Maurizio Brucchi, che preannuncia a grandi linee le modalità di vaccinazione. I primi a vaccinarsi saranno gli operatori sanitari. Per l'intera popolazione i vaccini saranno somministrati nei distretti sanitari di base e negli ospedali. Direttore, quali caratteristiche ha Teramo per essere stata scelta? Ma nessuna caratteristica in particolare, è stata una volontà della Regione e di delle altre ALS che ci hanno voluto delegare questa attività. Noi ne siamo orgogliosi, ci sentiamo addosso il peso, ma anche voglio dire l'onere di preparare insomma, questa giornata. È andata molto bene, siamo partiti bene, ci sono stati i primi 4 testimoni all'uno per ALS che sono vaccinati. E adesso proseguiamo per tutta la giornata, 3 fasce, 10:30, 13:15 e alla fine avremo vaccinato 135 persone di 4 ASL. Ci saranno anche 2 anziani della casa di riposo che volontariamente hanno deciso di vaccinarsi come vale anche come per gli altri, quindi niente. Una bella giornata, una giornata che resterà nella storia. Il primo abruzzese in assoluto a ricevere il vaccino anti-Covid è stato Cosimo Napoletano, 68 anni, medico, direttore del Dipartimento Cardiologico dell'ASL di Teramo e presidente dell'Ordine dei Medici Provinciale. Primo vaccinato d'Abruzzo, come si sente? Io sto molto bene, speriamo che continuerò a stare bene. Che esempio vuole dare con questo suo gesto? Io penso che nel 2020 questo è il primo regalo che ci fa l'anno. Quindi dobbiamo prenderlo bene e imparare anche cose che a volte dimentichiamo.